Ci vediamo spesso questa settimana. Ci vediamo spesso, va meglio, va là, vuol dire ma, ta, per me è molto meglio. Andiamo un attimo con ordine. Ne porti via 21. Qualcuno ci raggiunge domani. Qualcuno mi raggiunge domani. Sì. Botta come stai? Botta sta bene, sì, sì, dovrebbe scendere in campo. Dovrebbe... Ha ancora un po' di fastidio, ma è solo una questione di dolore, non è qualcosa che... Per cui questa cosa un po' ci deve cominciare ad abituarsi perché... Senti, in porta... Frison. Andiamo sul 3-5-2, lo confermi, ma questo lo voglio vedere un po', perché non ho ancora notizie del Genoa, per cui vediamo un po' come scenderanno in campo loro, però insomma ci sta che ci siano riconferma, sì. Perché però che lasciando sempre spazio a cambiare, a valutare le situazioni. Scusa un attimo, ma chi è che raggiungiamo qua? Ma c'è Bruscato, Paro, Schiavi, Tulli, forse Bastrini, ma Bastrini è un po'. Sì, sì. Perché loro spieghiamo quelle che voi andate a Genova. E poi partiamo direttamente. Giovedì partiamo direttamente e andiamo. Allora. Una parte parte adesso, gli altri. Quelli che non so, ci sono Tulli, Bastrini, Schiavi che non è disponibile anche lui perché è un po' influenzato, per cui... Vengono domani? Sì, partono tutti domani. Partono tutti domani e ci raggiungono domani. Bastrini, Schiavi, ecco, Bastrini è un punto di domanda, Bastrini vediamo un attimino. Senti, turnover in attimo. Sì, ma cambieremo molto, anzi... Tanto, cioè nel senso, adesso voglio vedere un po', perché abbiamo alcuni problemi, Tonucci con un dolore ad un dito del piede, però insomma vediamo un po' come, ne ho portati in più perché ci sono un paio di dubbi, altrimenti andavo via proprio giusti, perché gli altri avrei avuto piacere se allenassero qua, e invece andiamo via di più, appunto perché ci sono due o tre dubbi, in base a questi dubbi qua. Per esempio, visto che Di Matteo è squalificato con Crotone. Certo. Quindi ci siamo. Faccio due calcoli, ma questo non significa non mandare in campo una squadra competitiva e non mandare in campo una squadra che vuole passare il turno, perché comunque anche se è un impegno difficile contro una squadra di Serie A, però insomma abbiamo un obiettivo prestigioso davanti, che è quello di poi incontrare, comunque passare il turno, incontrare l'Inter. Non hai detto niente, tra l'altro sarebbe anche un doppio incontro, per cui sarebbe molto stimolante, per cui bisogna andare in campo e quelli che andranno in campo devono avere gli stimoli giusti appunto per mille motivi, anche questi. Vetrina importante, un bel campo contro una grossa squadra, poi insomma la conferma di esserci, la conferma di dire come è toccato ad altri, mi sono fatto trovare pronto, per cui è importante rispondere nel modo giusto a questa chiamata, insomma, e far bene. Forse questa volta, cioè si pensa sempre alla stanchezza fisica, ai campionati, eccetera, però questa volta l'aspetto psicologico è davvero così importante che potrebbe essere una bella iniezione di fiducia. Assolutamente sì. Anche in vista del campionato. Assolutamente no? Sì, ma comunque io credo che bisogna andare là per la prestazione, per mettere in campo tutto quello che è, per mettere in difficoltà il Genoa, cercando di essere bravi a correre tanto per colmare anche questo divario che ci può essere tecnico, però avere il coraggio di giocarsela, avere il coraggio di con la giusta attenzione, ma avere il coraggio di provare a far la partita nel modo in cui vogliamo, ma per far male. Questa partita è in vista del Crotone o tu proprio riesci a scendere? No, oggi pensiamo al Genoa e poi ovvio che poi con le scelte vediamo, qualcuno riposa, però questo non significa, se qualcuno riposa non significa non precludersi qualcosa. Adesso pensiamo al Genoa, pensiamo a questa partita che diventa importante appunto per l'obiettivo che si ha davanti e poi penseremo a Crotone, però insomma questo uno non distoglie l'attenzione dall'altro. Il fatto di essere in giro un po' per l'Italia, medica, soprattutto pensando poi all'impegno a Crotone? Ma è una settimana particolare sicuramente, perché poi il gruppo si spezza, però con qualche elemento si raggiunge più tardi, possiamo preparare la partita in maniera diversa, però insomma non voglio dare alibi alla squadra, andiamo in campo, cioè ci sono delle difficoltà, cerchiamo di risolvere le difficoltà, ma senza per questo crearci, far piagnisteo o crearci alibi, assolutamente, dobbiamo andare cercare invece di far bene, basta, pensando solo a far bene e cercando di mettere attenzione nei pochi allenamenti che abbiamo a disposizione per preparare queste gare. Io quello che voglio è che mantenga questa tensione emotiva a lungo. Dal punto di vista
a lungo. Sicuramente ha dato una boccata d'aria notevole, no? Però questo non ci deve far distogliere l'attenzione su quello che abbiamo fatto e su come ci siamo arrivati, perché non esiste, non esiste. L'ultima cosa, dal punto di vista fisico, sai che si è detto in passato questo calo dopo l'ora di gioco, come sta procedendo il lavoro da questo punto di vista? Vabbè, io credo che il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro importante anche per crescere da questo punto di vista e lo si è visto in campo. Ovvio che questa settimana questo programma non dico mantenerlo, perché comunque ci sta, sono allenante anche le partite, però è importante continuare così, ma soprattutto sta questa partecipazione all'intensità che mettiamo anche in piccole cose, ma che va messa, perché questo è allenamento mentale.